Annalisa Copucci, come nascono queste iniziative nel Molise riguardo le tematiche ambientali? Non una giornata perfetta purtroppo a Salcito per le condizioni climatiche, ma come entra a far parte la Croce Rossa in questo tipo di attività, di iniziative? La Croce Rossa ha siglato un protocollo d'intesa con la Lega Ambiente a livello nazionale e quindi abbiamo deciso con la Croce Rossa del Molise di portare, di agire anche localmente, quindi pensare globalmente ma agire localmente. Abbiamo creato questo progetto Sosteniamo il Molise, che è un progetto che mira a fare rete sul territorio, in quanto se varie associazioni si coadiuvano tra di loro si può pensare sicuramente di emarginare questo fenomeno che si sta facendo sempre, si sta creando sempre più sulla larga scala. Quindi abbiamo chiamato sia Paolo Pasquale di Turismo in Molise, in quanto le nostre passeggiate sono ecologiche ma anche patrimoniali, perché il Molise ha un bellissimo contesto culturale. Ci troviamo qui a Salcito con il sindaco, che ha partecipato attivamente a questo progetto, ha partecipato anche al nostro convegno con altre personalità, dove abbiamo parlato proprio di sostenibilità come occasione di sviluppo. Il tempo non ci è stato amico, però non fa niente, abbiamo conosciuto delle bellissime persone. Sindaco, allora dicevamo, non una giornata perfetta, non un clima clemente, autunno inoltrato, però un'iniziativa sicuramente da riproporre. Assolutamente sì, io sono sempre, siamo sempre per il piano B, il piano A non è andato un granché per il tempo che non ci ha assistito, però siamo riusciti a fare con Meteo Molise, con Turismo in Molise, con la Croce Rossa, Lega Ambiente, con Giorgio Arcolesse, siamo riusciti a fare una passeggiata culturale per il paese, osservando le peculiarità della zona e del nostro paese. Ci siamo incontrati in questa unione, in questa convenzione che abbiamo avuto quest'oggi e abbiamo già posto le basi per il prossimo evento che ci sarà probabilmente il 20 novembre, in occasione della festa dell'albero. Pianteremo 18 alberi per i nuovi nati. Purtroppo l'ultima è del 2015. Noi abbiamo ripreso con il supporto, sempre lo dico perché è importante, della Prologo. Abbiamo ripreso questa iniziativa e quindi pianteremo 18 alberi e in quell'occasione richiameremo le forze chiamate in causa quest'oggi. Anche se non ci siamo espressi al meglio, abbiamo fatto un'ottima passeggiata. È stato un momento di incontro. Sono le basi che servono per iniziative future belle come questa. C'è bisogno di scoprire o di riscoprire i borghi storici del Molise. Compito delle amministrazioni è rivalutarli e riscoprirli dal punto di vista anche architettonico. E iniziative come quelle che ci sono adesso del 110 ci possono aiutare. Io lancio un appello ai cittadini che hanno casa nel centro storico. Accedete al 110, accedete al bonus facciate, cerchiamo di rivalutare architettonicamente questi borghi in modo da non lasciarli isolati, perché purtroppo il borgo, essendo situato in alto, nella parte alta del paese, purtroppo vive di spopolamento, perché le persone anziane giustamente prediligono per facilità di spostamenti delle zone più basse, ma rivalutare le case, rivalutare gli stabili significherebbe anche poterli magari vendere, metterli in vendita, in affitto, fare B&B, insomma tutte iniziative che servono per la rivalutazione del centro storico, in particolare proprio per quello del comune di Salcido.